Secondo punto che trattiamo oggi è relativo al, dicevo, un'altra libreria per fare mashup su cui lavorerete domani in laboratorio. Domani vi verrà presentato un esercizio che già usa questa libreria e vi verrà chiesto di fare un altro esercizio che la riusa ma modificandola, facendola in modo diverso. Questo lo andiamo a prendere da Google Code. Code.google.com è il portale di Google che ha tutte le risorse per programmatori, per sviluppatori essenzialmente. E in particolare c'è un API and tool qui che elenca tutte le librerie, tutte le API, tutti i mashup, tutte le cose che si possono utilizzare, no? Dividendole. Quindi nella pagina API trovate una serie di voci che vi permettono di accedere principalmente o ai servizi Google mediante certe API. Vedo qui l'occhio mi è caduto su Google Calendar API Send Tools, quindi se voi avete Google Calendar e volete leggere i dati di un calendario, modificarlo, gestire, diciamo, interagire in qualunque modo col calendario, qui c'è la documentazione per farlo. Oppure ci sono delle librerie indipendenti che non c'entrano direttamente con le applicazioni Google. E magari però vi permettono di fare, semplificare, no? Di integrare qualche funzionalità all'interno della vostra applicazione. In particolare quello di cui parliamo oggi, visto che se ricordate, noi avevamo parlato di bellissimi cruscotti con i grafici, eccetera, ma finora siamo riusciti solamente a piazzare dei numeri su questi cruscotti. Il passo per passare dal numero a un bel cruscotto in realtà è molto più breve di quanto non si pensi, soprattutto appoggiandosi sulle librerie giuste. Ecco, io qua apro i Chart Tools, no? Google Chart Tools è la libreria di Google che permette di fare grafici. E è organizzata come mashup, per cui voi includete nella vostra pagina un frammento della libreria, passate le informazioni a questa libreria e poi ci pensa la libreria a creare e visualizzare il grafico di varie tipologie. Ok? Vabbè, qui è semplicemente una demo che va avanti. Oggi cerchiamo di capire, almeno a vedere in linee generali, qual è la logica di funzionamento dietro questa libreria, che tra l'altro funziona senza nessuna API particolare, senza nessuna, scusate, chiave particolare, come invece con Google Maps era necessario avere un API key e quindi essersi registrati. Qua in questo caso è un accesso libero. Tra l'altro queste mappe sono, diciamo, relativamente ricche, nel senso che una volta che è visualizzata è possibile interagire anche con la mappa. Adesso qui si vede che spostandosi mostra dei dati, è possibile anche cambiare, in questo caso qui parla dell'intervallo di visualizzazione. Ecco, tutto questo, che se immaginiamo la fatica che ci dovrebbe fare creando tutto questo in JavaScript, creando i singoli numeretti, eccetera, giusto per vedere un esempio, dove è andato? Scusate, ho cliccato nel punto giusto, View Source. Ok, ci sono gli esempi più avanti. E ce la caviamo con poche righe in cui, adesso le guardiamo con più dettaglio, ma in cui essenzialmente si definiscono i dati. Si definisce il tipo, le proprietà del grafico, come deve essere fatto, quanto è grande, quanto è piccolo, e dopodiché tutto si chiude con un metodo .draw sull'oggetto che abbiamo scaricato e pensa a tutto il resto. Adesso partiamo dall'inizio, no? Per cui di fatto il nostro lavoro sarà quello di capire quali sono i parametri da passare alle funzioni di libreria, di questa libreria, per poter fare ciò che vogliamo. Tra l'altro, in questo morph vi fa vedere una galleria di tutti i tipi di
grafici che si possono utilizzare. Io sto pensando, questi qua sono particolarmente carini se uno deve far vedere appunto le temperature, i consumi energetici, cose del genere. Ci sono cose che ricadono nei grafici, anche se in questo caso sono tabelle, ma sono fatte con la stessa libreria, basta solo cambiare il tipo di dato. E poi ce ne sono alcuni più sofisticati, come ad esempio i dati plottati su base geografica, tutto con lo stesso livello, tutto sommato, di semplicità, chiaramente usando la libreria. Allora, io su questo non ho preparato delle slide da chiacchierare, perché c'è un ottimo tutorial passo passo, no? Che magari guardiamo insieme rapidamente nei passi principali, poi vi invito a leggere possibilmente entro domani. E racconta, se vogliamo, i passi minimali per riuscire a usare questa libreria. E fa l'esempio di questo grafico. Questo è un grafico, beh, a torta. Questa interattività è gestita automaticamente dal grafico, non dobbiamo fare nulla. E il codice che genera questo grafico è semplicemente qua. Quindi sono poche righe di codice, che poi andiamo ad analizzare un po' alla volta. No, proviamo solo un attimo a ingrandirlo per riuscire a leggerlo. No, scusate, qua non si legge perché non si ingrandisce bene. Mettiamolo in un editor in cui si possa gestire meglio. Allora, il tutto parte, no, caricando la libreria, quindi nelle nostre pagine dovremo avere il caricamento di questa JS API, JavaScript API, che in realtà non è ancora la libreria vera e propria dei charts, ma è una libreria che Google offre che permette di caricare altre librerie. Google ha tutto un sistema abbastanza complesso e ottimizzato per permettervi di caricare nelle vostre pagine una o più librerie tra quelle che loro offrono. E poi in realtà ne ospitano anche librerie di terza parte, tipo anche jQuery è caricabile in questo modo. Quindi ci sono queste JavaScript API che definiscono una serie di metodi di base con cui si possono caricare le librerie. E la libreria vera e propria invece viene caricata qua alla riga 8. C'è un google.load, quindi c'è un oggetto Google. Metodo load significa carica una libreria, nome della libreria, libreria visualizzazione, versione della libreria, e 1.0 indica sempre la versione stabile, e poi ci sono dei parametri aggiuntivi, in questo caso la libreria di visualizzazione è molto ampia, no, ha molte funzionalità, adesso qui abbiamo visto quelle dei grafici, no? Ma non solo, ci sono i grafici più avanzati, ci sono altre anche, ad esempio, visualizzazione di formule matematiche, visualizzazione di icone, no? E quindi non carica tutto ogni volta, tutta la libreria ogni volta, perché sarebbe molto pesante. E quindi gli dico quali package, no, voglio che vengano caricati. In particolare c'è un package che si chiama Core Chart, che è quello a cui fa riferimento la maggior parte dei grafici principali, i più semplici, no? Quindi caricando Core Chart, per le nostre esigenze sarà sufficiente. Se volessimo invece visualizzare qualcosa di più complesso, chiaramente dobbiamo andare a vedere in quali package è definito, ma questo lo troviamo facilmente nella documentazione. Dopodiché c'è la funzione drawChart, che è quella che disegna per davvero il grafico. Questa funzione drawChart agisce sull'oggetto. Alla fine ciò che farà, in fondo, è crea un nuovo grafico a torta e lo disegna. Queste istruzioni, però, vedete che sono messe dentro una funzione, e qui siamo sempre nel mondo JavaScript, funzione che viene attivata da un callback. Il problema qual è? Che io qui sto caricando una libreria, ma il caricamento di questa libreria avviene in modo asincrono.
No? Così hanno pensato alla Google, dicendo guarda, il caricamento delle librerie potrebbe essere una cosa lenta, nel frattempo mandiamo avanti la pagina, non teniamo fermo il caricamento della pagina mentre la libreria arriva. Quando la libreria sarà caricata, l'oggetto Google spara un evento, set on load callback, dice ok, on load. Quando la libreria è stata caricata, chiama questa funzione. Prima, e quindi l'event handler, gestore dell'evento di questa libreria, può lavorare perché la libreria è stata caricata. Prima di allora questi oggetti qui, questo oggetto data table ad esempio e l'oggetto pie chart più avanti, non esisterebbero ancora. Quindi non posso farlo la riga dopo, l'istruzione successiva, ma devo aspettare questa classica programmazione ad eventi. E poi i passaggi che devo fare sono essenzialmente due. Primo è preparare i dati e secondo disegnare il grafico. Preparare i dati significa preparare un oggetto di tipo data table, poi vediamo più dettagli nei passi successivi del tutorial, però per avere una visione d'insieme. Quindi carico la libreria, quando la libreria carica posso preparare i dati dentro un oggetto che si chiama data table, che di fatto è una tabella in questo caso bidimensionale per un grafico a torta, a seconda del tipo di grafico la tabella potrebbe avere più colonne, eventualmente, se volete fare delle linee, no, di colori diversi, chiaramente avrete una prima colonna per l'asse X e poi tante colonne, una per ogni serie di dati, ma sarà lo stesso lavoro che fate quando preparate una tabella Excel per poi poter fare il grafico, no? Semplicemente anziché una tabella Excel è una tabella JavaScript in questo oggetto data table. Quindi prepariamo i dati, primo passo, secondo passo prepariamo il grafico. Preparare il grafico significa definire delle opzioni di visualizzazione, in questo caso qui definisce il titolo e le dimensioni, e poi creare l'oggetto, in questo caso pie chart, potrebbe essere line chart, dipende dal tipo di grafico, passandogli come parametro un elemento del DOM dentro cui lui si va a disegnare. Ok, crea un nuovo grafico, ma dove? Dove lo metto nella pagina HTML? Devo passare il riferimento del DOM a un oggetto. In questo caso è un div, chart div, vuoto che era stato predisposto all'interno della pagina. Quindi l'unica vera predisposizione all'interno dell'HTML è avere un div nel quale sarà poi visualizzato il grafico. E poi la vera operazione, quella che fa comparire il tutto, è il metodo draw, che riceve i dati e le opzioni. Quindi quali dati visualizzare, quali altre opzioni, parametri, diciamo così, grafici applicare. Finito. Poi giocando con le opzioni ovviamente si possono fare cose più o meno complicate. Questo metodo draw a sua volta sarà un metodo asincrono. Nel senso che quando chiamate draw lui comincia a lavorare, poi magari il disegno per grafici complessi richiede un po' di tempo. Nel frattempo voi potete andare avanti a fare altre cose nel vostro codice. E ovviamente ci sarà poi un evento che vi dirà, guarda che il grafico adesso è stato disegnato, quindi se vuoi puoi interagirci, puoi farci qualcosa. Quindi questi sono i passi essenziali, che adesso ripassiamo, andando a vedere i vari passi del tutorial. Quindi il primo passo era caricare le librerie, dicevamo. Adesso in questo caso qui mette tutto in line, no, mette tutto qua. In realtà noi questa riga, la prima riga, quella di caricamento JS API, la dovremmo mettere nell'intestazione del documento. Le istruzioni successive tipicamente le mettiamo in jQuery nel document.ready. Quindi quando il documento è stato caricato, allora carica la libreria, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso c'è una pagina sola di esempio, ma noi non metteremo, no, del codice qua dentro, ma in un file esterno incluso. E questo si predispone, appunto, dicevamo, a caricare la libreria. Poi, vabbè, sotto ci sono altre informazioni più di dettaglio, dove l'evidenza la mettiamo su questa linea, google.load, e il parametro packages è quello che determina ciò che ci serve. La libreria core chart definisce i chart più semplici di base, compreso la torta, la sbarra, il grafico barra, il grafico colonne, eccetera.
Quindi queste sono tutti in questa stessa tabella, in questa stessa libreria, package. Altre cose invece sono in package diversi, ma lo vediamo nella documentazione. Poi dicevamo, secondo passaggio è preparare i dati. Preparare i dati significa creare un oggetto di tipo data table. Un oggetto di tipo data table è un oggetto che rappresenta i dati, noi ce li immaginiamo, ce li visualizziamo in forma tabulare e dobbiamo definire una struttura tabella con più colonne. E ciascuna colonna in questo caso vedete che ha una label, quindi una didascalia, un nome, ma anche un tipo. In questo caso type string e type number. Poi potrà avere, se andate a leggere la documentazione, potrà avere anche dei ruoli, no? Nel senso che alcune colonne magari è un dato, altre sono un'etichetta, se volete mettere i numerini vicino al dato, allora ci sarà una colonna con la didascalia da mettere vicino al dato. Quindi il ruolo delle colonne spiega alla libreria cosa volete fare di quei dati, se sono dati da plottare, se sono commenti da inserire, se sono tipicamente margini d'errore, a volte c'è il punto e poi ci sono le stanghette con il margine d'errore alto e basso, e quindi quelle colonne lì dove dobbiamo dire che non rappresentano un nuovo dato, ma rappresentano lo scostamento della colonna precedente. Ma questi sono, se vogliamo, dettagli più approfonditi. Come minimo servono due colonne, una per l'asse x, diciamo, che nel caso di una torta è le fette, e l'altro per il valore vero e proprio. Normalmente la prima colonna è quella relativa all'asse x, le colonne successive, nel caso di una torta, una sola ce ne può essere, invece contengono i dati. Noi dobbiamo dichiararlo, quindi si vede qua che questo data table crea un oggetto vuoto, una tabella vuota. Io a questa tabella aggiungo prima le colonne, e poi, una volta che ho le colonne, popolo le righe. Aggiungere colonne significa aggiungere per ciascuna colonna il parametro che dice il tipo di dato e il secondo che ne dà l'intestazione, il titolo. Una volta che ho due colonne, di fatto, dopo queste prime due righe, add column, ho una tabella che di fatto è costituita solamente dai titoli. E poi vado a popolare i dati. Popolare i dati si può fare in vari modi, ma il metodo più semplice è l'add rows, che di blocco riceve, guardate cos'è sta roba, è un JSON, un array di righe. Ciascuna riga è un array, aperta e chiusa quadra, di due colonne. La prima è giustamente una stringa, la seconda è un numero. Quindi usiamo la sintassi JSON per costruire un oggetto. Possiamo usare la sintassi JSON, possiamo usare invece. C'è così un ciclo che vada a leggersi i dati da qualche altra parte, per carità. In qualche modo dobbiamo fornire i dati. Questa è l'unica parte, se vogliamo, dell'applicazione, della pagina, che deve sapere quali dati visualizza. Tutto il resto decide come vengono visualizzati. Quindi per gli esempi i dati sono statici, chiaramente nel nostro caso domani dovrete lavorare con dei dati che il database vi ha fornito. Passo successivo, dicevamo, è definire le opzioni per il grafico, e di opzioni ce ne sono tante. Ad esempio, se clicco qua mi fa vedere tutte le opzioni che sono disponibili per i grafici a torta, quindi questo fa parte della pagina di spiegazione dei grafici a torta, c'è un elenco di opzioni e ce ne sono più di quelle che ci viene in mente di pensare, di voler mai usare, di tutti i tipi, che vanno dal font al fatto che sia 3D, che ci siano i bordi, che ci siano gli sfondi, che le fette possono essere esplose oppure no, cioè tutto quanto potete immaginare è parametrizzabile attraverso questo parametro options, che nella tradizione JavaScript ovviamente è una struttura, sempre qua la sintassi JSON per inizializzarla, valore, scusate, chiave, due punti valore, chiave, due punti valore, eccetera, eccetera. Qui potete impostare questi valori. L'altra opzione importante è la dimensione del grafico. La dimensione del grafico è un parametro obbligatorio e può essere specificato in realtà in due posti diversi a seconda del caso. Quindi c'è scritto chiaramente nella documentazione che se ti dimentichi di specificare la dimensione possono succedere cose strane, può sbagliare a disegnarlo.
e dice che la dimensione del grafico la puoi dare o tra le opzioni del grafico, quindi con questi due parametri width e height, oppure è il div stesso che conterrà il grafico che ha delle sue dimensioni, che avremo fissato ovviamente con il CSS. Adesso, in questo caso c'è un esempio, in questo caso ho messo uno stile inline, ma noi potremmo averlo tranquillamente come foglio di stile esterno, style due punti, ampiezza, larghezza 200, altezza 300. In questo caso è ridondante perché ho specificato l'altezza sia nelle opzioni del grafico, lassù, sia nel div. Normalmente basta una sola delle due, però almeno una delle due ci deve essere, se ci sono entrambe è bene che siano uguali. Se no dice che normalmente, se sono entrambe, normalmente prevale ciò che è specificato nel div. Comunque, è meglio essere tranquilli. Dove è meglio specificarlo? Tendenzialmente è meglio specificarlo nell'HTML. Per due motivi. Il primo motivo è che quando io disegno il layout della pagina, sono in grado di dimensionare quello è lo spazio che ci dedico. E posso anche specificarlo non solamente in pixel come è scritto qua, ma con qualunque unità di misura del CSS. Per cui se voglio dire che quel grafico occupa il 30% della pagina, scriverò 30%. Poi il browser convertirà in pixel e passerà questa informazione alla libreria, che a questo punto disegnerà un grafico più o meno grande. Mentre invece nel JavaScript dire il 30% della pagina è un gran casino, capire qual è la dimensione attuale della pagina, è molto lavoro in più, inutile. Quindi, definendo la dimensione del div che conterrà il grafico nell'HTML, ho più flessibilità e più, diciamo, così, aderenza con il layout della pagina stessa. Il secondo vantaggio invece è un vantaggio di tipo temporale, delle sequenze di caricamento della pagina. Se io al browser do già un div che ha una dimensione fissa, lui comincia a impaginare quel div e tutto il resto della pagina. Poi il grafico si riempirà, ma ci vorrà del tempo perché dovrò caricare la libreria, poi dovrò passare i dati, poi dovrò caricare eccetera, eccetera. Quindi magari si mette mezzo secondo, un secondo. Ma va semplicemente a riempire un riquadro che è già lì pronto. Se io invece partissi senza dare una misura, l'unico momento in cui vuol dire che questo div partirà di dimensioni 0x0. Poi, quando il codice arriverà al draw, a un certo punto all'interno del draw, allora ci penserà la libreria a ridimensionare quel div. Ma vuol dire che nel frattempo il browser avrà già fatto il layout della pagina pensando che quel div fosse puntiforme. E poi, dopo un attimo, quel div diventa grande e allora il browser deve per forza spostare qualche cos'altro. E quindi avremo delle pagine che al caricamento, no, ballonzolano. Prima impaginate in un certo modo, mezzo secondo dopo si spostano le cose perché uno dei div si è espanso, che è abbastanza antiestetico avere una pagina che quando carica si assesta due o tre volte prima di fermarsi. Quindi, ogni qualvolta sia possibile, il suggerimento è quello di specificare la dimensione sempre nell'HTML. Uno la può specificare come opzione del chart solamente se in realtà sta preparando dei grafici e non ha ancora deciso dove andranno a finire, e quindi ha un oggettino, un modulino, un pezzo di JavaScript che riusa in vari posti senza sapere, o lo sposta facilmente. Questo è il caso che è abbastanza frequente ultimamente, di mashup fatti a copia e incolla, no? Per ignoranti, nel senso che ti dicono prendi questo pezzo di codice, incollano dentro il tuo blog, dentro il tuo sito, non devi capire nulla, devi solo riuscire a fare copia e incolla. Allora ovviamente non si può pretendere che chi lavora in questo modo per integrare dei widget nelle proprie pagine sappia come fare a specificare i fogli di stile del div che lo comprende, no? Allora semplicemente fa copia e incolla del JavaScript che è auto, diciamo così, dimensionante e non ci pensa più. Quindi ha una sua nicchia di applicazioni per casi molto semplici. Dopodiché il disegno vero e proprio del chart, dicevamo, è questo metodo draw, quindi creo. Qui decido che grafico fare, dove metterlo e gli passo i dati e le opzioni. Sono queste due istruzioni. Ovviamente il div deve esserci da qualche parte. Tutto ciò che ovviamente c'era prima in questo div viene eliminato.
Questo può essere comodo perché tu magari nel div ci scrivi un messaggio grafico in caricamento e fino a quando la libreria non si è inizializzata rimane quel messaggio lì. Oppure magari ci metti dei numeri, una tabella numerica. Perché se poi c'è qualche problema col server di Google, c'è qualche problema o col browser, magari un browser mobile non ha JavaScript ben implementato o qualunque altro motivo, se poi il grafico non carica tu hai comunque un contenuto che ha senso. Altrimenti se JavaScript carica e questa libreria funziona, paf, cancella e sovrascrive con il nuovo grafico. Quindi questo è il modo, si può avere un div vuoto oppure già con del contenuto che intrattenga l'utente o che sostituisca il grafico. Ricordiamoci che il metodo draw è un metodo asincrono, questa è la cosa importante da ricordare. E quindi se ti interessa, cioè tu sai che quando hai chiamato draw, prima o poi il grafico comparirà, dipende un po' dalla velocità della libreria. Se vuoi invece fare qualcosa dopo che il grafico è stato caricato, tipo interagire col grafico stesso, sai che l'oggetto chart, in questo caso quello che abbiamo creato qua, no? Questo oggetto chart, è in grado di spararti un evento. In questo caso un evento ready, pronto, a cui ti puoi agganciare. Vediamo poi più avanti quali sono gli eventi. E possiamo anche, a questo punto, una volta che il grafico è disegnato, o semplicemente sta lì e l'utente ci interagisce con le funzionalità che ha già pronte, che sono già insite nel widget grafico, oppure possiamo anche noi interagirci intercettando questi eventi. I chart tipicamente generano 5 eventi di base, questi li generano tutti, poi alcuni tipi di grafici, tipo sono le tabelle, quando vuoi riordinare le colonne, generano eventi altri eventi specifici. Ready, select, error e mouse over, mouse out, che sono passati sono generati direttamente dal chart. E quindi se vogliamo registrare, questi sono eventi che non sono generati da oggetti del DOM. Sono eventi che sono generati dall'oggetto google.visualization.pychart, ad esempio. Quindi per registrare i nuovi gestori dell'evento chiamiamo un metodo che si chiama addListener, scusate, ho cliccato se non volevo, un metodo addListener passandogli il riferimento al grafico e il nome dell'evento e il nome del callback, della funzione da chiamare. Quindi qui c'è l'esempio. Se voglio reagire quando l'utente clicca su una delle fette della mia torta, per qualche motivo, chiamo l'addListener, aggiungi, qui l'ho chiamato listener, prima li chiamavamo event handler, è la stessa cosa, se sono oggetti che ricevono un evento, aggiungi un ascoltatore, aggiungi un gestore d'evento, sono due terminologie sinonime, sull'oggetto chart, quando esso genera l'evento select. Allora, in questo caso chiama la funzione select handler. E in questo caso, guarda, questa funzione è un po' scema, fa un alert per dire guarda che hai cliccato lì. Cliccato lì, come faccio a sapere dove hai cliccato? Dove è il chart? Ha un metodo getSelection che mi dice qual è l'elemento o gli elementi attualmente selezionati dall'utente. Quindi classica, cioè, programmazione ad eventi. La cosa interessante è che, no, di queste librerie, di questi esempi, è che c'è questo Ajax Playground, che è una pagina in cui è possibile giocare con gli esempi, no? Molto comodo, per cui ci sono tutti i tipi di grafici, se volete giocare e modificarli, che ne so, ad esempio un grafico ad area. Quando lo selezioniamo mi mette già il JavaScript di esempio e sotto mi fa vedere il grafico. E se voglio modificare, è proprio già il codice, quindi in questo caso vedete che prepara i dati, crea la data table, aggiunge le colonne e poi anziché aggiungere i dati con l'add rows usa un metodo più di basso livello che è il setCell, quindi aggiunge 5 righe.
rows di un certo numero di righe, quindi non passa le righe, i dati, ma passa solamente il numero di quante righe vuole, e poi un set cell che va a scrivere il dato nella cella riga i colonna 0, oppure riga i colonna i più 1. Quindi vari metodi dell'oggetto datatable per poterlo riempire, per poterlo popolare, e quindi qua se vogliamo possiamo modificarlo, giocarci, qui ci sono le opzioni del grafico, questo secondo parametro sarebbero le options, dati, virgola, opzioni. E qui ogni volta che modifichiamo qualcosa, se noi, che ne so, al posto di uno stato mettessimo degli altri valori, in questo caso non è ancora cambiato nulla, ma clicchiamo su Run Code qua sotto, lui lo riesegue e lo modifica. Quindi tipicamente per provare le varie opzioni è possibile lavorare direttamente qua dentro e vedere i vari tipi di grafici direttamente col codice. Questo per sperimentare, se no c'è tutta la documentazione che è accessibile dalla gallery, in cui uno vuole magari vedere, prendiamo qualcosa di un po' complesso, tipo un line chart, non è complesso da visualizzare, ma è più complesso di una torta perché c'è più di una serie di dati, e qui per ciascuno di questi tipi di grafici c'è la documentazione che vi dice: vabbè, l'esempio semplice, quale package va caricato inizialmente, che per i grafici semplici dicevamo sempre core chart, come deve essere fatto il data format. Ogni riga nella tabella rappresenta un insieme di punti dati con la stessa locazione sull'asse X. E quindi dice: guarda che tu devi avere una colonna 0 che contiene l'asse X, una colonna 1 che contiene i valori della linea 1, eccetera, eccetera. Quindi ogni grafico richiede di avere un data table fatto in un certo modo e con i tipi di dati delle varie colonne. Quindi l'asse X può essere stringa oppure un numero, mentre le altre colonne ovviamente devono essere numeri. E poi vabbè, ci sono i vari ruoli se vogliamo modificare. E poi ci sono tutte le opzioni di configurazione, dicevamo le options per modificare, non so, il title position, dove lo voglio mettere, all'interno o all'esterno, il titolo, i colori. E qui si sprecano le opzioni, quindi non andiamo sicuramente a leggere tutte. E poi ci sono i metodi implementati dall'oggetto. Questo è l'oggetto line chart. C'è il metodo draw, ovviamente. Ci metto getSelection e clearChart lo azzera. E poi ci sono gli eventi che vengono generati, in questo caso sono quelli che già conosciamo, i 5 che già conosciamo, ReadySelect, MouseOver, MouseOut e Error, e in più c'è un animation finish, perché in questo caso tra le 100 opzioni che abbiamo scorso davanti c'è un'opzione che dice: vuoi l'animazione o no? L'animazione significa semplicemente che queste linee, anziché comparire così, partono dall'asse 0 e si gonfiano gradualmente.